Amici e amiche carissime, bentornati, nuova, speriamo, entusiasmante puntata del ciclo di Catechesi Fondersi nella Divina Volontà, evidentemente entusiasmante per il soggetto trattato, certamente, non per il trattante, per il soggetto trattato, ecco, e per tutti coloro che hanno la gioia e la grazia di poterlo ascoltare, come voi che siete in diretta e tutti quelli che ascolteranno in differita. Vorrei, ecco, permettermi di nuovo gentilmente di ricordare a chi ascolta la diretta, quindi chiedendo perdono anche a chi ascolterà la differita, ma è un fatto necessario. Questa è una puntata catechetica, quindi avremo adesso un soggetto di meditazione che è il brano di oggi, e non mi sarà possibile interagire con chi segue la diretta, quindi rispondere a domande o cose di questo genere. Ricordo che per chi è interessato specialmente al tema della Divina Volontà, proprio domani sera, quindi il giorno seguente, questa, diciamo così, puntata catechetica, ecco, formativa per me anzitutto e per tutti nella Divina Volontà, domani sera sarà invece possibile solo su Instagram, quindi chi ha solo Facebook provveda, interagire e fare domande, d'accordo? Magari anche su questa puntata, o comunque in generale su tutto ciò che riguarda il dono della Divina Volontà. Bene, ci abbiamo anche questa sera, abbiamo l'ultimo brano del volume 18, mentre questo ciclo di catechesi volge quasi al termine, perché vedo un brano, questo brano, brano molto lungo, del 18, e un brano molto breve del 19, un altro molto breve del 20, seguito da uno un po' più lungo, uno brevissimo del 21 e uno breve del 36, quindi tempo 2, 3, 4 puntate massimo avremo chiuso questo ciclo, poi vedremo un po' dove ci porta il Signore. Questa intanto è la puntata numero 41, ecco, di quelle che abbiamo già fatto. Direi di passare subito alla lettura. Abbiamo visto, a mio avviso, le ultime due puntate sono state bellissime, cioè i gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti, a mio avviso, sono veramente dei passi veramente straordinari. Ecco, io mi raccomando, invito anche, ma non tanto, ripeto, per, credetemi, non è assolutamente per colui che parla, ma per ciò di cui si parla, ecco, vi prego, se credete, sapete che oggi con i mezzi di comunicazione possiamo essere tutti quanti dei piccoli apostoli, intessendo delle buone reti e condividendo. Sui miei canali personali, che sono tra l'altro poi anche quelli accessibili a chi lo desidera, specialmente su Telegram ogni tanto, come dire, do qualche piccola istruzione ai miei amici. Perché per essere apostoli sui mezzi di comunicazione sociale a volte basta un click, basta un like o una condivisione, per cui perché fate queste cose in un certo momento, in un certo orario, con una certa cosa, si permette di comunque di essere un tramite, quindi si fa arrivare veramente qualche cosa che si ritenga buono. Questo evidentemente non vale soltanto e nemmeno principalmente per il materiale che umilmente metto a disposizione, ma qualunque cosa buona, degna appunto di, ecco, riconosciamo, formativa, importante, degna di essere ascoltata, dobbiamo fare il possibile per metterla in giro. Noi figli di Dio, e poi chi vive nella Divina Volontà ancora di più, siamo instancabili e dovremmo essere instancabili nell'operare il bene, senza scoraggiarci. Hai fatto una condivisione, non se l'è vista nessuno, pazienza, fanne un'altra, e fanne un'altra ancora. Cioè, noi dobbiamo... l'infaticabilità nel fare il bene senza guardare i risultati, che comunque sia, quando uno fa qualcosa di buono, quel qualcosa di buono Dio l'ha visto, e quel qualcosa di buono, anche se non produrrà gli effetti magari così contingenti, immediati o diretti per cui ho fatto quel qualcosa di buono, ne produce altri. Comunque il bene produce sempre il bene. Ecco, quindi questa è una cosa importante da non sottovalutare. Come dice Gesù, nessuno è
inutile nella vigna del Signore. Siamo tutti inutili perché siamo servi inutili. Questo Gesù ce lo ricorda perché nessuno di noi si pensi di essere qualcosa, ma qualunque cosa di buono esce da noi viene da Lui. E se quel qualcosa di buono che esce da noi tocca qualche cuore, è perché l'ha toccato la grazia prima di noi, d'accordo? Quindi noi ci mettiamo semplicemente il nostro nulla. Però affianco a questa inutilità sostanziale, che non dobbiamo mai dimenticare che nessuno di noi è nessuno, chi vi parla meno degli altri, dobbiamo però anche ricordare l'utilità che il nostro apporto può dare, perché quello che posso fare io non lo farà un altro, d'accordo? Ed è importante farlo, perché se tutti facessimo quel poco di bene che possiamo, sicuramente le cose andrebbero meglio. Noi il male non ci dovrebbe conoscere, d'accordo? Né entrare, cioè, in tante cose brutte, capite? A volte, cioè questo è proprio uno strumento, come dire, è uno strumento pastorale, se vogliamo usare questo termine, uno strumento pedagogico, uno strumento, diciamo così, è uno stile di agire. Si possono ottenere risultati positivi fondamentalmente in due modi, o, come dire, contrastando frontalmente il male, attività impegnativa, faticosa, lodevole. Ma, punto primo, non sempre possibile, come ho scritto in un articolo postato oggi, perché molte volte i mali sono più grandi di noi. Altre volte, per combattere il male, dovremmo ricorrere a mezzi che non si possono usare. E non si può combattere il male ricorrendo a mezzi malvagi. Quindi, c'è una cosa che noi possiamo sempre fare: opporre al male un autotreno di bene. Vediamo chi vince. Vediamo chi vince, perché il bene è più forte del male. Quindi, dinanzi al male, né abbattersi, né scoraggiarsi, né farsi prendere dalla depressione, né farsi prendere dall'ira o dalla rabbia o dal desiderio di distruggerlo a tutti i costi. Perché non sempre è il nostro potere farlo e non sempre possiamo farlo a tempo, luogo e modi opportuni. Ma il bene, chi ci può impedire di farlo? Chi può, cioè, il bene non produce mai niente di male, d'accordo? Quindi, secondo, quando è bene oggettivo, quindi possiamo andare tutti tranquilli e senza preoccupazioni. Dico queste cose, non è che questo non c'entra niente con la puntata di questa sera. Questo, a mio avviso, è uno stile fondamentale che si impara dagli scritti sulla divina volontà. Cioè, infaticabili nel fare il bene. Si lasci tranquillamente che chi fa il male usa forme, modi o stili che potrà anche ritenere, se crede, opportuni, come vuole, insomma, faccia pure. Noi no, d'accordo? Ecco, noi non ci adeguiamo a questo modus agendi, ma preferiamo il bene. Preferiamo, come diceva San Massimiliano Maria Kolbe, allagare il mondo di cose buone. E poi, se nessuno si bagna, pazienza. Tanto il Signore ha visto la nostra buona volontà, ha visto il nostro impegno, ha visto le nostre buone intenzioni e di quelle certamente ci ricompenserà. Bene, passiamo alla lettura del brano di oggi, che è l'ultimo, come dicevo, del volume 18, che è del 12 novembre del 1925. Allora, comincio la lettura. Stavo fondendomi, secondo il mio solito, nel santo volere divino. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha stretta tutta a sé e si è messo in atto di darmi una lezione e correzione. E mi ha detto: figlia mia, sii attenta nel fare i tuoi atti nella mia volontà. Tu devi sapere che chi è chiamato come capo di una missione, quanto più racchiude di bene appartenente a quella missione, tanto più di bene potrà comunicare agli altri.
Quei beni saranno come tanti germi che presterà agli altri, affinché chi avrà la fortuna di voler acquistare quei germi si renderà possessore del raccolto di quei germi stessi. Ciò successe in Adamo, che essendo il primo uomo veniva costituito a capo di tutte le generazioni, ed essendo lui il capo, si rendeva necessario che doveva possedere i germi da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della vita umana. Che poi questi germi sono stati ingranditi, delucidati, più conosciuti, a seconda la buona volontà delle generazioni susseguenti, della capacità di applicazione che hanno fatto solo con gli stessi germi, ma Adamo li aveva tutti in sé e si può dire che tutto da lui viene. Siccome si può dire che nell'essere creato da Dio fu dotato di tutte le scienze, sicché, scusate, si può dire che nell'essere creato da Dio fu dotato di tutte le scienze. E ciò che gli altri imparano con tante fatiche, lui le possedeva come dono in modo sorprendente. Quindi possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra, aveva la scienza di tutte le piante, di tutte le erbe, la virtù che ciascuna di esse conteneva, aveva la scienza di tutte le specie di animali, del come doveva usarne, della musica, del canto, dello scrivere, della medicina, di tutto. E se le generazioni posseggono ciascuna la sua scienza speciale, Adamo le possedeva tutte. Vedi dunque che chi doveva essere capo è necessario che racchiuda in sé tutto il bene al quale devono partecipare gli altri. Mi fermo un attimo perché poi Gesù, come si può facilmente immaginare, farà subito una trasposizione di questo esempio tratto dall'ordine della creazione, dal primo uomo, su Luisa e la sua missione chiaramente nel concorrere all'apertura, diciamo così, della diffusione tra gli uomini del dono della divina volontà, perché lei è stata la prima figlia di Adamo, segnata dalla colpa d'origine, secondo quello che Gesù stesso ha detto, a ricevere questo dono. Quindi, secondo lo stile che Gesù qui, di cui parla nella Sacra Scrittura, ma questo è lo stile, cioè, che non ci serve Luisa Piccarreta, no? Quindi, cioè, non nella Sacra Scrittura, no, non lo spiega nel Libro di Cielo, ma questo stile è lo stile divino universale, cioè Dio va sempre dall'uno ai molti, sempre, d'accordo? Da Adamo all'umanità, da Cristo alla Chiesa. Guardate anche la struttura gerarchica della Chiesa, no? Papa, Vescovo, Parroco, d'accordo? È vero che c'è il collegio episcopale, ma il collegio episcopale, Lumen Gentium, funziona solo unito al capo, mai senza di lui. Vuol dire che il papa può fare da solo ciò che tutti i vescovi senza di lui non possono fare. Perché? C'è proprio lo stesso principio. Il vescovo nella diocesi è il sommo sacerdote, è il pastore proprio, d'accordo? È chiaro che poi di fatto nella prassi, specialmente oggi, si cerca sempre, come dire, di agire con stili comunionali, oggi si dice sinodali, no? Ma il vescovo nella diocesi, cioè, ha potestà piena, ordinaria e immediata e non dipendente. Avete visto, per esempio, adesso tutte quante le nazioni del mondo con la gestione della crisi si riuniscono alle conferenze episcopali, trattano i rapporti con il governo e poi danno delle linee, no? Ordinariamente un vescovo ad esse, come dire, si attiene. D'accordo, se non c'è un motivo, ma se volesse discostarsene, potrebbe farlo tranquillamente, se lo ritenesse opportuno, perché non ne è vincolato, proprio per questo principio, ma che la gerarchia cattolica viene da Dio, viene. Stessa cosa, il parroco in una parrocchia, è chiaro che cerca di agire andando incontro a tutte le necessità dei fedeli, ci sono i consigli pastorali, si parla, si chiede consiglio. Non si fanno le cose, come dire, i diktat, però il parroco nella parrocchia rappresenta il vescovo ed è il pastore proprio di quella comunità parrocchiale. Per cui se un consiglio pastorale, come dire, dicesse una cosa e il parroco proprio non in coscienza si sente di non fare una certa cosa, lo può fare tranquillamente senza dover rendere conto a nessuno. Questo è sempre per il principio uno molti. Pensiamo anche a Maria e la Chiesa, no? Ciò che la Chiesa è nel suo complesso, la Madonna lo è stato come singola, ma pensiamo anche
al rapporto tra Cristo capo e la Chiesa corpo, cioè ciò che è avvenuto nella persona di nostro Signore Gesù Cristo deve avvenire nel suo corpo mistico, nel corso della storia, che è la Chiesa. Tutto quello che è avvenuto a lui, compresa la passione, la morte, d'accordo? Le cose ci piacciono un pochino di meno, no? Quindi questo principio dobbiamo tenerlo, è un principio fondamentale dell'agire di Dio nella storia della salvezza. Mi permetto, insomma, di dire che l'ho approfondito a suo tempo anche per tanti anni nella mia tesi dottorale, che studiando proprio una figura biblica come la tipologia, mostrava proprio come Dio agisse sempre con questo doppio binario, la persona singola e poi un soggetto collettivo. Adesso non c'è tempo per dire queste cose, però questo è importante, d'accordo? Perché anche la figura particolare di Luisa nell'ambito della diffusione della Divina Volontà non c'è niente di strano, cioè non è altro che Dio non fa altro che rimodulare un suo agire tipico nella storia della salvezza. Poi uno ci può credere o non ci può credere, adesso fino a quando non ci saranno pronunce definitive della Chiesa, sappiamo benissimo che c'è assoluta libertà anche di chiudere e non tenere nessun conto queste cose, no? Questo è evidente. Però non c'è niente di strano, per come non c'è niente di strano negli scritti, almeno io ormai sono arrivato al volume 33esimo, insomma, e da figlio, come mi ritengo, della Chiesa e da servo fedele del suo magistero e della sua dottrina, come sono sempre stato, insomma. Io veramente zero assoluto, d'accordo? Ho sempre detto che chi legge e ben comprende questi scritti, come dire, non è che sta fondato nella verità, di più, d'accordo? Non può in nessun modo essere traviato e portato fuori dal bene e dal vero, per quanto mi riguarda. Certo, bisogna sempre vedere se capisce bene e interpreta bene tante cose. Però, quindi, fermo restando la libertà che si ha di averne anche un certo distacco, non c'è, per quanto mi riguarda, niente di nuovo sotto il sole, nel senso che sia per quanto riguarda lo stile dell'operare dell'Altissimo, che per quanto riguarda l'articolazione, l'approfondimento, l'esternazione dei contenuti. Questo che Gesù sta qui dicendo su Adamo, la Chiesa lo insegna nella dottrina sul peccato originale, cioè noi nasciamo col peccato originale perché siamo figli di Adamo. Adamo non è un mito, d'accordo? Come spiegò a suo tempo Pio XII condannando il poligenismo, cioè uno può avere tutte quante le idee sue oggi, d'accordo, sui racconti della Genesi, d'accordo? Entro certi limiti. Sappiamo bene che la tradizione l'ha interpretata in un certo modo. Oggi qualcuno ridicolizza quelle interpretazioni. Diciamo, si è anche liberi di non, come dire, se uno vuole, di stare dietro a certe modernità, entro certi limiti però. Pio XII disse bene, c'erano a quei tempi gli esegeti, l'esegesi moderna, tutto quello che volete, ma alcune cose si devono ritenere per ferme. Che tutta l'umanità deriva da un solo capostipite e che gli eventi della Genesi raccontano dei fatti che sono realmente accaduti all'inizio della storia dell'umanità, anche se si può concedere in forma simbolica e allegorica. Da questo realismo non si può, cioè, chi esce fuori da questa cosa è fuori dalla comunione con la Chiesa, d'accordo? E se anche fosse un teologo, perché insomma a me ai tempi ormai comincia a essere un pochino datato, sto fuori dall'ambiente accademico da un pezzo, c'era ogni tanto qualcuno che per, come dire, brame di singolarità se ne usciva, insomma, con qualche cosa particolare, insomma. Tipo che Adamo era un personaggio collettivo, era una rappresentazione, insomma. Quindi possono essere idee anche affascinanti, anche interessanti da un punto di vista teologico, ma non compatibili con la rivelazione cristiana e con ciò che insegna la Chiesa Cattolica. Non compatibili, d'accordo? Quindi quello che qui dice Gesù, certamente, cioè che dal capo fluisce tutto. Noi nasciamo col peccato originale semplicemente per questo, è un bambino che peccati ha fatto? Perché battezziamo i bambini?
C'è molta gente che fa anche difficoltà, dice, ma perché mi devo ritrovare con questo guaio che non ho fatto niente? Perché Adamo era il capostipite dell'umanità. E questo lo vediamo anche, insomma, nelle circostanze abbastanza comuni della vita ordinaria. Cioè, se mio padre ha una malattia genetica che si trasmette, me la piglio pure io. E che c'entro io? E non c'entro niente, sono figlio di mio padre. D'accordo? Non c'entro niente. Ma sono figlio di mio padre. Le cose nella natura umana funzionano così. E quindi tutto quello che noi adesso che abbiamo, Adamo lo aveva all'ennesima potenza. Qui Gesù parla fondamentalmente della scienza infusa. La Chiesa insegna questa cosa. E la teologia, quando spiega la condizione di Adamo prima del peccato originale, tra i doni cosiddetti preternaturali, oltre a quelli soprannaturali, che Adamo aveva, c'era la scienza infusa, quella di cui parla Gesù, la conoscenza di tutte le cose della terra, perché la scienza è la conoscenza divina delle cose terrene, mentre la sapienza è la conoscenza divina delle cose celesti. La scienza infusa, brava, Adamo ce l'aveva. Noi dobbiamo studiarci le lingue e lui la conosceva. Noi dobbiamo studiare la musica per impararcela e lui la conosceva. Il canto per scrivere una canzone, lui lo conosceva. Le specie degli animali. E per capire come usarne, lui lo conosceva. Gli uomini nel corso della storia hanno imparato, insomma, che il cavallo è buono per come mezzo di trasporto e che la mucca è buona per arare un campo. Adamo lo sapeva, d'accordo? Non c'era bisogno che ne facesse esperienza concreta. Quindi, questo punto, e questo è un passo che abbiamo già visto nell'altro ciclo di catechesi, Adamo e la vita nella Divina Volontà, perché ci dà uno spezzone parziale. Di come era la vita di Adamo, questo è esattamente, come dire, la riedizione in forma commentata di ciò che la Chiesa insegna. Adamo aveva la scienza infusa. Le generazioni posseggono ciascuna la sua scienza speciale, Adamo le possedeva tutte, d'accordo? E da lui, come da capostipite, si spandono su tutte, certo. Avendo perso col peccato originale i doni preternaturali, adesso noi tutte queste cose non le prendiamo come scienza infusa, ma le conquistiamo come scienza acquisita. Cioè, per imparare la musica devi fare 10 anni di sputamenti di sangue tra lezioni private e conservatori, d'accordo? Chi conosce la musica lo sa. Se uno vuole diventare un medico, deve farsi 5 più 3 più 5 più 5 più 3, quindi 30 anni quasi di studio. Dalla prima elementare fino alla laurea, la specializzazione, insomma, eccetera. Bene, quindi questo è il modus operandi, diciamo così, usiamo un termine da FBI, insomma, da indagine di profilers, ecco, è il modus operandi che Dio adopera nelle cose tipiche dell'economia della salvezza e anche dell'economia creativa, quindi Dio. Del suo agire ad extra, si dice tecnicamente in teologia. Bene, perdonatemi insomma la piccola dissertazione, però mi sembrava necessario, cioè importante, quando è il caso e quando se ne presenta l'occasione, mostrare insomma anche come veramente questi scritti stanno, per quanto mi riguarda, nel cuore della dottrina della Chiesa. Proseguo la lettura. Così è di te, figlia mia, siccome ti ho chiamata come capo di una missione speciale, più che a novello Adamo, e non si tratta di scienze umane, ma è la scienza delle scienze, qual è la mia volontà, scienza tutta di cielo, voglio che racchiudi in te tutti i germi che la mia volontà contiene, e quanti atti di più farai in essa e conoscenza acquisterai, tanti più raggi metterai al sole della mia volontà. Onde, stando più pienezza di luce, si potrà più diffondere a bene delle generazioni, in modo che, colpite dalla pienezza della luce, potranno conoscere con più chiarezza il bene che contiene la mia volontà, che significa vivere in essa, e il gran bene di cui restano arricchite. Sono
Succederà come succede del Sole, che siccome possiede tanta pienezza di luce, può con facilità prendere come in pugno tutta la terra, riscaldarla, illuminarla e fecondarla, in modo che tutti possano conoscere, chi più chi meno, il bene che fa col portare la sua luce a tutti. Ma se il Sole, nell'alto della sua stella, fosse povero di luce, poteva la luce che scende nel basso illuminare pienamente tutta la terra? Al più qualche piccola parte della terra che gira più da vicino al Sole. E se il Sole, che naturalmente doveva illuminare la terra, diede tale pienezza di luce per il bene di tutte le generazioni, molto più voglio riempire di pienezza di luce il sole della mia volontà, che deve illuminare le anime, riscaldarle e gettare in esse la fecondità del germe della santità divina. Come scelsi Adamo come capo, così ho scelto un punto del cielo dove fissare il centro del sole che doveva illuminare la terra, e così ho scelto te come centro del sole della mia volontà. E deve essere tanta la pienezza della luce che tutti potranno godere ed essere investiti da questa luce, e farla ciascuno come cosa propria. Perciò ci vogliono i tuoi atti completi nella mia volontà e la conoscenza che io ti vado manifestando per manifestare, per formare la pienezza di questa luce. È solito della sapienza eterna stabilire gli atti della creatura per dare compimento al bene che vuol fare ad essa. Ciò successe per venire la redenzione sulla terra del Verbo Eterno. Ci volle il corso, oh, ecco, questo è un passaggio fondamentale, di 4.000 anni, ed in questo frattempo stavano stabiliti tutti gli atti che dovevano fare le creature per disporsi a meritarsi il gran bene della redenzione, tutte le grazie e conoscenze che doveva dare la Suprema Maestà per far conoscere lo stesso bene che doveva portare la discesa del Verbo in mezzo a loro. Ecco perciò i patriarchi, i santi padri, i profeti, tutti i buoni dell'Antico Testamento, che con i loro atti dovevano fare la via, la scala per giungere al compimento della redenzione bramata. Ma ciò non bastò. Per quanto buoni e santi erano i loro atti, c'era il muro altissimo del peccato originale che manteneva la divisione tra loro e Dio. Ecco perciò che ci vuole una Vergine concepita senza macchia originale, innocente e santa, ed arricchita da Dio di tutte le grazie, la quale fece come suoi tutti gli atti buoni del corso dei 4.000 anni, li coprì con la sua innocenza, santità e purità, in modo che la divinità vedeva quegli atti attraverso gli atti di questa innocente e santa creatura, la quale non solo abbraciò tutti gli atti degli antichi, ma essa stessa con i suoi li superò tutti, e perciò ottenne la discesa del Verbo sulla terra. Secondo doveroso pit stop, perché qui Gesù fa un altro veramente exploit. Questo è importantissimo che noi lo comprendiamo, eh? È importantissimo, perché le conseguenze di questo principio hanno applicazioni molteplici. Adesso io non ne tenterò qualcuno, perché vedremo anche come queste cose che ci sembrano, questa è l'opera della redenzione, distanti, non tanto, non tanto. Adesso lo vedremo subito. Quando è venuta la redenzione? Secondo la cronologia biblica, che il libro di Cielo segue al 100%, i 4.000 anni non se li è inventati Gesù. Se uno studia la cronologia biblica tradizionale, vede anche i martirologi antichi, la creazione è collocata a circa 4.000 anni avanti Cristo. Stendiamo un velo, insomma, eh? Invito però ad approfondire diverse campane che, a differenza di quello che comunemente si pensa, a differenza di quello che comunemente si pensa, e contestando tanti dati che vengono dati per certi, io ho letto qualcosa, insomma, approfondirò, riabilitano la cronologia biblica addirittura dal punto di vista scientifico. Ci sono lavori, già qualcuno mi è già arrivato, d'accordo? Gli ho dato un'occhiata, quindi non mi azzardo a fare attualmente valutazioni, neanche a dire il titolo di cosa si tratta, però vi assicuro che c'è un filone, una corrente che si muove in questo senso. Dopo che per 100 anni quasi ci hanno fatto bere
che questo era tutte frottole, che non è vero per niente, insomma, che gli ominidi, l'Homo sapiens, l'uomo di Neanderthal, tutto questo. Adesso non affrontiamo questo discorso, quindi stiamo semplicemente al dato di fatto. Cosa dice Gesù? Qual è la cosa importante, a prescindere dalla esattezza cronologica? Dice questo, che la redenzione era un atto stabilito da Dio. Cioè, che il verbo sarebbe venuto sulla terra a redimerci, era cosa decisa dall'Altissimo. Quando però? E in seguito a cosa? In seguito a tutti gli atti che dovevano fare le creature per disporsi a meritarsi il gran bene della redenzione. E qui cominciamo. I santi padri, i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, ma anche i patriarchi prediluviani. Matusalemme, Enoch, Set, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, e poi cominciamo con la schiera dei profeti, dei primi, Samuele, Elia, i 12 profeti maggiori, i 12 minori, i santi re di Israele, Davide, Salomone, e che non finiamo più, non finiamo. E quali erano gli atti? Le preghiere, le suppliche, cioè Israele, la storia di Israele, la bella storia di Israele, era proprio piena, cioè l'anelito, cioè l'attesa del Messia era immensa. Adesso Gesù non l'hanno riconosciuto come Messia. Molti pensavano che fosse San Giovanni Battista, ma sicuramente ai tempi di Gesù, tant'è vero che se la vicenda di San Giovanni Battista è eloquente, il Messia l'aspettavano tutti quanti. D'accordo? Lo sospiravano, pregavano, manda il Messia, manda il Messia. Quindi non era una cosa, tutti facevano questo, tutti, molti ebrei facevano questo. E quando è che Gesù è sceso? Quando si è raggiunto il numero di atti richiesti, più tutti quelli che ha posto in essere da quando è stata concepita fino a 13-14 anni la Madonna, che non soltanto ci ha messo i suoi, ma su tutti quelli già fatti, spiega Gesù, ci ha steso il velo della sua innocenza, santità e purità, perché quegli atti andavano bene, ma c'era purtroppo la macchia del peccato originale sopra di quelli. Il peccato originale al nostro Signore non ci piace, purtroppo, e quindi bisognava levarla. Oh, dice tutto questo, che ce ne importa? Che ce ne importa? Come che ce ne importa? Nei piani di Dio, nei decreti di Dio, c'è un fattore che noi non possiamo comprendere, che è il fattore tempo. Il fattore tempo. Gli eventi che si svolgono nella storia si svolgono necessariamente sotto il fattore tempo, ma quel fattore tempo è governato dall'Altissimo, cioè determinate cose accadono non prima che ci siano quelle condizioni che noi non conosciamo, che Dio conosco, che Dio conosce, che siano state poste in essere e da cui quel certo evento è subordinato. Tutte queste cose non le possiamo comprendere. Anche nella nostra vita, no? Io mi sono sempre chiesto, dico, ma tutti più o meno, penso che uno che crescendo, riandando a vedere, dice, ma anche le leggi di crescita umana, no? Dice, ma se avessi saputo queste cose quando avevo 18 anni, ma se fossi arrivato a queste cose un pochino prima, ci sono questi misteri, d'accordo, che a noi ci sembrano tali, ma nella mente di Dio non sono tali. Quando finirà questa immensa Via Crucis, d'accordo, il terzo segreto di Fatima, in cui il mondo e la Chiesa soprattutto, come sappiamo, sta dolorosamente immersa. Quando finisce? Dice un passo della Bibbia, Signore mio, la sentinella dice, ma quando arriverà l'alba? D'accordo? Quando finisce tutta questa desolazione? Sapete che qualcuno, ho letto in giro, vi ricordate che il terzo segreto di Fatima vede un papa che avanza da solo, pregando in mezzo a un mondo in rovina? Qualcuno, vabbè, queste sono cose, insomma, era Papa Francesco quando ha fatto quel famoso momento, insomma, toccante di preghiera quando è stato alla
alla fine di marzo. Poi io non sono, cioè, lo sto dicendo tanto per dire una cosa, no? A me non è che uno deve stare troppo dietro queste cose, era, non era. Queste cose possono avere soltanto col senno di poi. Sicuramente però non siamo ancora fuori, come disse l'amico di Papa Francesco Benedetto, d'accordo? Perché ecco, tali sono, in uno dei suoi ultimi viaggi a Fatima, ma non siamo ancora fuori dell'orizzonte di Fatima, questo è evidente, perché il cuore immacolato di Maria non ha ancora trionfato. Quando succederà tutto questo? Succederà quando il numero delle nostre preghiere, il numero delle nostre suppliche, il numero dei nostri atti buoni, la pazienza, anche tutto quanto quello che dobbiamo serenamente vivere e sopportare da bravi figli di Dio, avrà raggiunto la misura determinata dall'Altissimo. Quindi vedete come riflettere su queste cose non è solo un discorso accademico, d'accordo? Vabbè, Adamo ha fatto queste cose, quindi c'è la redenzione, è stata fatta così. Adesso Gesù fa subito l'applicazione, dice: quando verrà il regno della divina volontà? Perché che verrà il regno della divina volontà? Gesù ce lo sta facendo chiedere da 2000 anni. Chi conosce gli scritti lo sa. Il regno della divina volontà è quello che crediamo nel Padre nostro, il regno di Dio. Cioè, quando nel Vangelo troviamo regno di Dio, possiamo tranquillamente traslitterare regno della divina volontà, la stessa cosa. Il regno di Dio, prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, prendete la Lumen Gentium, non c'è ancora sulla terra. Per questo che lo chiediamo. Io ho scritto poco tempo fa un articolo per il settimanale di Padre Pio, sto commentando il Padre Nostro, quindi ho riletto adesso il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quando arriva venga il tuo regno, sì, dice alcune cose, ma si capisce come la Chiesa stessa sta attendendo questo regno. Non capisce bene neanche tanto bene che cos'è, perché non ce l'abbiamo ancora. Capite? Quindi questa è una cosa che verrà, è sicuro, d'accordo? Sicurissimo. Quando? Che cosa dobbiamo fare nel frattempo? Atti, invocazioni, richiederlo, opere buone, d'accordo? Sospiri, gemiti, atti nella divina volontà, sicuramente non cose cattive, d'accordo? Peccati, cose cattive, atti di volontà umana o cose di questo genere, sicuramente non accelerano l'avvento del regno, sicuro, 100%. Ora, proseguiamo la lettura, forse non lo so se riusciremo a finirlo. Successe a tutti gli atti buoni degli antichi, come a chi tiene molto oro ed argento. Però in quel metallo prezioso non sta coniata l'immagine del re, che dà il valore di moneta a quel metallo, onde sebbene per se stesso contiene il valore, ma non può chiamarsi valore di moneta che possa correre nel regno come diritto di moneta. Ma supponi che quell'oro o argento fosse acquistato dal re e dandogli la forma di moneta vi coniasse la sua immagine, ecco acquistato da quell'oro il diritto di moneta. Così fece la Vergine, gli coniò la sua innocenza, la sua santità, il volere divino che essa possedeva integro, e li presentò tutti insieme alla divinità e ottenne il Redentore bramato. Sicché la Vergine completò tutti gli atti che ci volevano per far scendere il Verbo sulla terra. Ma non è finito qui. Per fare che il Redentore avesse il suo campo d'azione sulla terra, stiamo ancora parlando della redenzione, e che chiunque li volesse potesse servirsene di quegli atti come monete per coniarsi, per comprarsi il cielo, ci voleva il conio dell'innocenza, santità e volere divino, ci voleva il conio dell'operato dello stesso Verbo per far salire l'uomo al cielo. Se l'operato della Vergine bastò per farmi scendere in mezzo alle creature, quindi per far salire l'uomo ci voleva il mio operato divino. Ed ecco perciò che io abbracciai e feci miei tutti quegli atti, supplii a tutti, compii tutto. E per tutti vi misi il conio divino a tutti gli atti buoni. Dal primo all'ultimo uomo che verrà sulla terra, attenzione, questa è una cosa bellissima. E questo conio fu fatto da me con pene inaudite e con lo sborso del mio sangue.
E così diedi come re Magnati con la moneta a tutti per comprarsi il cielo. Tutto questo era stabilito dalla sapienza increata e neppure un atto poteva mancare di tutto ciò per venire a compimento la redenzione. Capito? Era tutto stabilito. Bellissimo questo discorso che Gesù ha fatto nell'ultima parte. Allora, la Madonna cosa ha fatto? La Madonna, che aveva in sé la divina volontà, ma era una pura creatura però, che cosa è riuscita a fare? Grazie alla divina volontà che aveva in dono, ha messo sopra tutti gli atti il conio, quindi l'immagine dell'Eterno, stendendo la divina volontà che le aveva sugli atti di tutti, e quindi questo ha causato la discesa del Verbo. Il problema è che la redenzione non è soltanto la discesa del Verbo, si tratta di far salire noi al cielo, e per questo la Madonna non ci abbasta. Ci vuole l'uomo Dio, ci vuole che lo stesso Gesù, nella sua umanità, mette il conio su tutti gli atti nostri, lui però, della sua volontà divina, conio divino, a tutti gli atti buoni dal primo all'ultimo uomo che verrà sulla terra. Le buone azioni che fai tu e che faccio io si possono fare perché Gesù ha sborsato il suo sangue per me. Sono gradite a Dio perché prima ancora che io le facessi adesso, sono già state tutte quante rifatte e benedette da Lui. E tutto quello che ha dovuto fare nella vita terrena Gesù era scritto che lo facesse e doveva essere fatto tutto fino all'ultimo dettaglio. E tutto è stato fatto da Gesù e da Maria, per quanto sta in loro, fino all'ultimo dettaglio. Anche se ci allunghiamo un po', concludiamo questo brano perché adesso è l'ultimo passaggio, no? Quindi dalla creazione alla redenzione alla divina volontà. Ecco l'ultimo tratto. Ora, figlia mia, come fu della redenzione, così è della mia volontà. Per farla conoscere e farla regnare come atto primo di vita nella creatura, ci vuole il compimento degli atti umani. Anche tu, ad esempio della mia celeste mamma e del mio, devi nella mia stessa volontà abbracciare tutti gli atti fatti nell'Antico Testamento, quelli della Regina del Cielo, quelli fatti da me, quelli che si fanno e si faranno da tutti i buoni e i santi fino all'ultimo dei giorni. E a tutti metterai il tuo suggello di ricambio, di amore, di benedizione, di adorazione con la santità e potenza della mia volontà. Nulla ti deve sfuggire. La mia volontà abbraccia tutto, anche tu devi abbracciare tutto e tutti, e mettervi il primo posto d'onore su tutti gli atti delle creature, cioè la sola mia volontà. Essa sarà il tuo conio in cui conierai l'immagine della mia volontà sugli atti di tutte le creature. Perciò il tuo campo è vasto. Ti voglio vedere nella mia volontà scendere su tutte le grazie e prodigi che feci nell'Antico Testamento, per darmi il tuo ricambio di amore e di ringraziamento, negli atti dei patriarchi e profeti, per supplire al loro amore. Non c'è atto in cui non ti voglio trovare, non mi sentirei pago né contento se non ti trovassi in tutti gli atti delle creature che si sono fatte e si faranno. Né tu potresti dire che hai completato tutto nella mia volontà, ti mancherebbe qualche cosa del vero vivere nel mio volere. L'ultima pericolo, le leggo così poi chiudiamo con il commento. Perciò sii attenta, se vuoi che la pienezza della luce sia tanto sufficiente da poter illuminare col sole della mia volontà tutte le genti. Chi vuole dare luce a tutti deve abbracciare tutti come di un solo appresso, col farsi vita e supplemento di tutto e di tutti. Non è forse la mia volontà vita di tutto e che questa vita viene ricambiata con tante amarezze? Non ci vuole dunque chi scorre in tutti per raddolcire queste amarezze, col sostituirsi atto di vita con la mia stessa volontà per ogni atto dell'ingrata creatura? Ora Gesù sta parlando di Luisa, ma sottintende, al regno della divina volontà saranno necessari, anche se Luisa ci ha già posto, come ha fatto, il suo conio sopra, tutti quanti gli atti che anche noi possiamo e dobbiamo compiere, le nostre invocazioni, le nostre suppliche, le nostre richieste, le nostre opere buone. Ora,
Quindi, praticamente, cosa sta dicendo Gesù a Luisa? Che per l'avvento del regno della divina volontà, per farla conoscere e farla regnare come atto primo di vita nella creatura, ci vuole il compimento degli atti umani. Cioè, su tutti gli atti umani deve essere steso un suggello di ricambio da parte di una creatura, membra come noi della razza umana, segnata dalla colpa d'origine, che abbia assunto questo incarico e che abbia speso la vita per questo. Deciso dall'Altissimo questo qui. Secondo il suo solito stile, uno, molti. Vedete come tutto quello di cui abbiamo parlato adesso ritorna. Luisa ha avuto una vita, come dire, mortificata, da reclusa, da sepolta viva, perché? Perché non faceva nient'altro dalla mattina alla sera. Non faceva nient'altro dalla mattina alla sera. In continuazione. Questa era la sua missione. Non è diventata moglie per questo. Non poteva avere un matrimonio. Non poteva avere dei figli. Perché per fare la moglie, per fare figli, devi impiegare un sacco di tempo. E se devi fare la moglie e la madre, non puoi stare tutto il giorno a fare gli atti, evidentemente. Non è neanche entrata in convento, in monastero. Cosa che sicuramente per una sposa di Gesù, come era lei, anima vittima, sarebbe stata, come dire, apparentemente la via ovvia, la via naturale. Ma così non è stato. E non è l'unico caso, insomma, ci sono state tante grandi, adesso sante canonizzate, già mistiche, che il Signore si è tenute dentro casa. C'abbiamo quell'anima pura e bellissima che è Santa Gemma Galgani. Lei se ne moriva di diventare monaca passionista, ma non c'è diventata, è rimasta a casa. Una bellissima figura, credo che sia beata adesso, Alexandrina Maria da Costa, credo che sia portoghese, cioè una storia bellissima, vissuta per anni di Eucaristia, stigmatizzata, veramente di tutto, stava dentro casa. D'accordo? Non è santa né beata, ma io ce la porto nel cuore. Maria Valtorta, né sposa, né madre, né monastero, ma una che doveva passare, insomma, 20 anni a scrivere tutto quello che si è scritto, cioè, come faceva a fare la madre, la moglie, a stare in monastero, no? Allora, io concludendo, il brano di questa sera, oltre che a dirci tante belle cose, ce ne dice una che a mio avviso è la più bella di tutti. Dio sa bene quello che fa. Non dobbiamo mai dubitare né temere. Quando lui si mette in testa una cosa, quella cosa si fa. È già da lui tutto quanto predisposto e tutto quanto preordinato. È solo questione di tempo. Quindi noi in questo possiamo e dobbiamo sempre riposare rimanendo sereni. L'unica cosa che dobbiamo fare, e che è importante fare, è renderci cooperatori dell'Altissimo. Basta. Perché a tutto il resto ci pensa lui. Fare quel piccolo e quel poco che spetta a me personalmente, eh? Perché sono stato preoccupato di quello che fanno gli altri, a criticare di quello che fanno gli altri. Lascia per, cioè, io vi invito veramente, cioè, vi suggerisco, poi è chiaro che non ho autorità per obbligare nessuno, ma neanche Dio obbliga nessuno. Non ti stare a preoccupare di quello che fanno gli altri, di quello che fanno queste cose, cioè, tu. Vivi nella divina volontà, stattene bene nella divina volontà e cerca di chiederti quello che puoi fare tu di buono per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime e per concorrere all'avvento del regno della divina volontà. E basta, d'accordo? Per il resto riposa nel Signore. Non temere anche quando sono tante brutte cose, anche con tutta questa emergenza che ci ha tenuto sotto scacco per un pochino di mesi, che forse adesso stiamo cominciando a vedere qualche spiraglio di uscita. Cioè, un figlio della divina volontà la vive serenamente, nonostante la sua drammaticità. D'accordo? Perché se c'ha avuto un momento di inizio e ci avrà un momento di fine, sicuramente. D'accordo? E
Dio l'ha permessa certamente per tanti buoni motivi che non è necessario che noi li conosciamo, d'accordo? L'importante è che sappiamo che ci siano e che crediamo che vadano a buon fine, perché Dio sa quello che fa. Noi non è necessario che in questo mondo lo sappiamo, perché tante cose le vedremo nell'altro mondo, dove le vedremo con altri occhi. Ma mi raccomando, l'unica cosa buona e sensata da fare è fare tutto il bene che possiamo fare e concorrere per quanto possiamo all'avvento di questo regno. Il resto lasciamolo fare. San Paolo diceva, quando parlava a quelli del suo tempo, dice: noi non siamo come i pagani, che siamo senza speranza. Lasciate che i pagani vivano da pagani, d'accordo? Voi vivete da cristiani. Quindi adesso, oggi c'è una situazione un pochino diversa, insomma, perché sappiamo che purtroppo il neopaganesimo coinvolge anche e abbraccia tante persone che di fatto hanno ricevuto il battesimo, ma vivono come noi pagani. Noi potremmo dire: ci sono due modi di agire. Agire nella volontà divina e di volontà divina, o nella volontà umana e di volontà umana. Ecco, sarebbe bene che tutto quello che è di volontà umana, che certamente è umanamente comprensibile e noi vedendolo lo possiamo anche comprendere, ma ne lasciamo l'attuazione e l'esecuzione agli altri. Noi no. Se vogliamo vivere bene e concorrere, cooperare al grande bene che Dio sta preparando, è già pronto, d'accordo? È pronto per essere servito, ecco. Operiamo nella divina volontà. Facciamo la divina volontà. Occupiamoci di questo. Ecco. Questo è il mio augurio per me e per tutti. Ci vediamo, a Dio piacendo, la prossima settimana. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.